Ciao a tutti, ci troviamo nel territorio di Scalaceli, vicino alla famosa discarica che in questi ultimi giorni ha fatto parlare perché hanno da poco, a quanto pare, hanno autorizzato lo sversamento dei rifiuti. E siamo qui per comprendere bene la situazione, che è veramente paradossale. Per arrivare abbiamo dovuto attraversare una strada allucinante, impraticabile, veramente non ci domandiamo come è possibile che i camion possano percorrere questa strada, tra l'altro condotta con dei lavori abusivi. Com'è possibile che questi camion possano fare tutta questa strada fino ad arrivare qua a sversare i rifiuti? Con l'emergenza rifiuti perenni qui in Calabria, ma con l'arrivo della stagione estiva, sicuramente questa buca sarà un'ottima occasione per i privati per nascondere per l'ennesima volta la polvere sotto il tappeto. Purtroppo invece di andare avanti torniamo indietro e le conseguenze sono veramente disastrose, perché fai una ripresa di quest'area, stiamo parlando di una zona vocata all'agriturismo, una zona certificata anche dall'Unione Europea, una zona DOP, quindi una denominazione di origine protetta, ci sono anche delle produzioni biologiche come guardate quegli oliveti, quindi in piena zona agricola, in piena zona protetta, che dovrebbe essere protetta e valorizzata, autorizzano lo sversamento di rifiuti. Ora passo la parola al nostro amico che ci spiega un pochino la situazione che si è venuta a creare in tutti questi anni. Sì, diceva bene il cittadino Parentela. Abbiamo percorso una strada che oggettivamente non è percorribile in sicurezza in ogni periodo dell'anno. Abbiamo, come possiamo ben vedere, questa zona non è vocata per la realizzazione di una discarica. Lo dice la legge regionale, lo conferma il TAR, non capiamo come, lo conferma il Consiglio di Stato, non capiamo come il TAR abbia potuto prevaricare un parere del Consiglio di Stato, iniziando nella sentenza a dire che ormai in questa discarica c'era un avviato processo di sversamento dei rifiuti. Questa è una cosa falsa, mi assumo la responsabilità di quello che dico, era una cosa falsa, perché lo sversamento è avvenuto realmente non più di 10-15 giorni fa. Lo sversamento inoltre non poteva avvenire, anche perché successivamente alla comunicazione di apertura della discarica fatta dal gestore del 17 gennaio 2012, successivamente a questa data il Dipartimento Regione Calabria ha emesso delle note inibitorie a fine gennaio 2012. Inoltre nel 2013 e nel 2014 la stessa regione diffida il gestore a adeguare i lavori in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Quindi vuol dire che prima dell'entrata in vigore della legge regionale nell'agosto 2012 la discarica non è stata mai aperta. Nel 2012 c'è stato da questo tubo, di cui non si conosce l'origine, si conosce solo la parte finale di questa tubatura, è uscito del liquido rosso. Gli attivisti, i cittadini si sono interessati, hanno denunciato la cosa, l'ARPCAL è venuto a fare il prelievo, ne hanno fatto solo uno, e dal prelievo, dopo un mese, dalle analisi, la ARPCAL dice che questo liquido rosso, che poi tra l'altro ha trasformato un intero fiume di colore rosso, quindi immaginate il dramma e l'impatto visivo, ARPCAL sostiene che dalle analisi che questo liquido sia un liquido alimentare. Però non si capisce da dove viene questo liquido alimentare, visto che tempo fa la discarica era completamente vuota. Quindi questo è un altro tassello che si aggiunge a questa drammatica vicenda della discarica di Scalaceli. Nel caso in cui le autocisterne cariche di percolato non riescono ad attraversare questo torrente, perché magari è in piena, allora il Dipartimento Ambiente ha approvato un trasferimento del percolato gomma su gomma. In che cosa consiste questo trasferimento? Arriva l'autocisterna dalla discarica
carica di percolato, si ferma sulla sponda sinistra dove siamo noi adesso, sì. Sulla sponda sinistra del torrente Patia. In attesa sull'altra sponda c'è un'altra autocisterna vuota e fanno il trasferimento pompando il percolato dall'autocisterna piena a quella vuota. Vai passando quindi in questo modo il torrente. Il torrente. Quindi stiamo parlando di un torrente inserito nelle acque pubbliche, dove c'è un vincolo paesaggistico sulle sponde per una profondità di 150 metri sia a destra che a sinistra. Pur di trasportare il percolato, i camion dovrebbero attraversare questa stradina che attraversa di conseguenza il torrente. Quando il fiume è in piena, si sono inventati questo meccanismo di trasportare da cisterna a cisterna attraverso questo pompaggio. Allucinante. Di chi è la colpa di tutto questo? Abbiamo visto diciamo il dramma di questa discarica, che ha bypassato la legge, ha bypassato anche un consiglio di Stato, il TAR della Calabria non dà neanche ascolto al parere del Consiglio di Stato e si infrangono anche le leggi regionali per quanto riguarda la tutela delle produzioni agricole, quindi ripeto, le DOP e soprattutto le produzioni biologiche. Qui c'è la totale assenza dello Stato, si bypassano le leggi, chi deve controllare non controlla. Noi vogliamo fare questa denuncia, ci rivolgiamo al governatore della Calabria, Mario Oliverio. I calabresi ti hanno sostenuto, ti hanno votato, hai promesso un sistema rifiuti sostenibile, un sistema rifiuti zero. Questo è totalmente il contrario della strategia rifiuti zero. Qui si tratta di nuovo di seppellire i rifiuti anziché trasformarli in risorse e nasconderli sotto il tappeto. Devastando un territorio, rovinando un territorio che è appunto a vocazione agricola. Chiediamo un incontro per fermare ad ogni modo questo disastro ambientale preannunciato, chiediamo a Mario Oliverio di impegnarsi per fermare questa discarica, lo può fare col Dipartimento Ambientale, basta semplicemente venire qua di persona a constatare quello che sta accadendo. Chiediamo a Mario Oliverio di venire qua e di fermare questo scempio ambientale una volta per tutti. La Calabria deve finirla di prorogare questa emergenza, perché i rifiuti possono diventare risorse, possono diventare occasione di vero sviluppo per la nostra regione.